approvato dal governo prima delle dimissioni di Draghi il decreto attuativo con le istruzioni su come richiedere il bonus chef 2022. 3 milioni di euro le risorse totali messe a disposizione per garantire un credito di imposta a cuochi professionisti, autonomi o dipendenti pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di attrezzature, materiali e formazione dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino a un massimo di 6.000 euro. Le domande vanno presentate al MISE in via telematica attraverso il portale istituzionale. Cucina giapponese e cocktail, un abbinamento vincente. A maggior ragione se la proposta gastronomica è interpretata in chiave fusion mediterranea e i drink sono studiati per accompagnare i piatti. È il format di J Contemporary Japanese Restaurant, concept nato nel 2014 a Portici, approdato nel dicembre 2016 a Napoli e da pochi giorni in versione temporary anche sul rooftop dell'Hilton Sorrento Palace. Sempre basato su qualità delle materie prime, proposta food and beverage che rivisita la tradizione, arredi eleganti, ambiente giovane e informale. La paternità del Cuba Libre è incerta. Leggenda vuole che sia nato nel 1900, quando in un bar del centro dell'Havana un soldato volontario americano chiese un rum e coca per brindare insieme agli avventori cubani alla fine della guerra d'indipendenza degli abitanti dell'isola contro gli spagnoli. Teoria affascinante ma sicuramente infondata. La guerra era terminata da un paio d'anni quando la Coca-Cola sbarcò sull'isola nel 1900. Si prepara con tecnica Build con 50 ml di rum, 120 ml di Coca-Cola e 10 ml di succo di lime fresco. Si versa in un highball colmo di ghiaccio e si guarnisce con uno spicchio di lime.